Benvenuti al sesto giorno dei 10 giorni di preghiera. L'argomento di oggi, su cui impareremo a pregare, a meditare, sarà il dono del pentimento. Tutti quelli che hanno figli sanno quanto loro più crescono, più riescono ad esaminare la nostra pazienza. Io ho imparato da mio padre come bisogna chiedere scusa. Ma non vi nascondo che da genitore è alquanto imbarazzante dover chiedere scusa a un figlio. Anche perché il più delle volte si parte con l'intenzione sincera di correggere il figlio. Poi magari di fronte all'atteggiamento non appropriato del figlio ci si altera e si finisce per farla più grossa del figlio, quindi dover chiedere scusa. Il versetto di oggi ci invita all'umiltà. Lo leggiamo insieme nella prima epistola di Pietro. Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché Egli vi innalzi a suo tempo. Il modo più naturale per umiliarsi è fare questa preghiera che ci insegna la sorella White. Signore, voglio appartenere completamente a te. Affido a te tutti i miei progetti. Serviti di me, vivi in me e fa che io agisca sempre secondo la tua volontà. Tuttavia, anche dopo aver fatto una bellissima preghiera come questa, capita che non ci comportiamo esattamente come avremmo voluto, come speravamo di fare. E allora, con umiltà, occorre ricordare il consiglio del profeta Isaia. Un consiglio che troviamo al capitolo 30. Lui dice: nel tornare a me, nello stare sereni sarà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza. Oggi, durante il momento di preghiera, occorre pensare a quanto sono umile. L'umiltà non è chinarsi su se stesso, non è piangersi addosso. L'umiltà è concentrarsi su Cristo, la nostra speranza. Dialogare con Lui, pensare a Lui, dimenticando noi stessi. Satana cerca in tutti i modi di darti un altro punto di riferimento. Tu, altri. Resta umile in contemplazione del nostro Maestro Gesù. Pentirsi non è cambiare direzione, ma prospettiva. Pentirsi è cambiare il punto di riferimento, dalla creatura al creatore, dall'io a Dio. Questo è il pentimento. Così come dice l'Apostolo Paolo, noi tutti contempliamo a faccia scoperta la gloria del Signore, una gloria sempre maggiore che ci trasforma per essere simili a Lui. Questo compie lo Spirito del Signore. Oggi, nel tempo della preghiera, impegniamoci personalmente a contemplare la sua gloria, affinché non dobbiamo più reagire, ma agire quando Lui ci darà indicazioni su come e su cosa fare. Ringraziamo Dio perché Lui e solo Lui è in grado di preservarci da ogni caduta. E quando cadiamo, non solo è disposto a perdonarci, ma anche ad insegnarci a camminare diversamente. Dio ti conceda un buon incontro con Lui in preghiera.